Siamo nel cuore di Napoli, a Chiaiano, insomma, e quindi mi sembra, come dire, di essere in una delle, di nuovo in una delle campagne, della campagna Felix, in uno di questi terreni. La lotta alla camorra si fonde con il giorno di Pasquetta ed ospita la festa tradizionale del lunedì dell'Angelo. Siamo a Chiaiano, nella terra confiscata al clan di Nuvoletta, che oggi è il fondo rustico Selva Locandona, intitolato ad Amato Lamberti. Una resurrezione laica, quella portata avanti dall'associazione Resistenza Anticamorra. 14 ettari trasformati in pescheto e vigneto, dove ieri tantissimi cittadini si sono dati appuntamento per la festa della società civile, fra picnic, balli e musica, per trasmettere da questa terra soprattutto due messaggi. Il primo è che la camorra qui ha perso, ed il secondo, non meno importante, è che grazie alle attività portate avanti nei beni confiscati, oggi la legalità conviene. Qui abbiamo in questo momento qui delle realtà territoriali che producono praticamente rispettando la natura e rispettando i suoi abitanti, e quindi diciamo questo spazio di socialità, di relazione diventa anche una possibilità di tipo economico, nel senso che come Libera, come anche realtà impegnate nella lotta alle mafie e alla corruzione, ci stiamo sempre più rendendo conto che la legalità conviene. La legalità conviene perché in questo modo qua si sviluppano posti di lavoro, veramente nel momento in cui si rispetta l'ambiente si creano opportunità di vivibilità, di relazione, di socialità, nel momento in cui le persone stanno vicine cominciano a pensare meglio al proprio futuro e a come arrivarci. Dalla campagna è venuto un film 2001.